Bene amici di Adbati Tech Channel, eccoci qui finalmente per l'unboxing di questi Crocs. Lo so che non è un prodotto tecnologico, ma ci tenevo a fare questo unboxing con voi, dato che ormai quasi ogni pacco che arriva lo apro con voi. In particolare volevo ricordarvi che questo video è registrato dal mio Xiaomi 11T Pro in 4K, quindi se avete a disposizione della banda o se lo state guardando su una TV o se ne avete le possibilità, vi consiglio di gustarvi questo contenuto appunto in 4K. Ma ora bando alle ciance e passiamo all'unboxing di questi Crocs, dei quali vi descriverò le caratteristiche. In particolare volevo farvi vedere anche questa stampatina di etichette, che è la JC Label Marker, che avete già visto nel video precedente, del quale ho fatto una breve recensione in inglese, e in particolare volevo farvela vedere anche in mano per farvi capire le dimensioni. E il prossimo video probabilmente sarà una recensione in italiano di questa stessa stampante, appunto la JC Label Market o anche Nimbot. Questa è la versione Pro, che può stampare sia etichette di larghezza standard che etichette invece di larghezza più grossa, come vi mostrerò in un video apposta su questa stampantina. Intanto qua vi faccio vedere anche l'interno in breve. Su questa bellissima stampantina JC Label Marker Pro, che appunto controllata via smartphone, c'è un'app apposta che permette di stampare etichette. Vi sono moltissime etichette sul sito material.com. Qui sul sito material.com trovate appunto le sue ricariche e questa stampantina è veramente comoda, sta tranquillamente in mano, si può portare nella cassetta degli attrezzi ed è molto comoda. Io la uso ad esempio per i quadri elettrici, per appunto etichettare i quadri elettrici, per etichettare i cavi, come ad esempio i cavi di rete che cablano casa, sono stati etichettati sempre con questa stampantina con delle etichette apposite, ma tutto ciò ve lo mostrerò appunto in una recensione dedicata in italiano. Ora bando alle ciance e passiamo all'unboxing di questi Crocs. Quindi passiamo alla loro apertura. Rapiamo tutto come siamo soliti fare noi qui di Adbati Tech Channel. Eccoci qui, scusate per la breve interruzione, continuiamo con il nostro unboxing. Questi, come vedete, già da qui si nota che non sono i Crocs classici, ma sono i Croc Ben Sabot, quindi caratterizzati da questa fascia, in questo caso bianca con questa striscia rossa, quindi appunto Croc Ben Sabot. Ho letto dalle recensioni che questi vestono un pochino meno dei Croc Ben Classic, ho preso comunque il 10 perché è il mio numero, vediamo, vi saprò dire poi probabilmente in un commento se appunto la vestibilità mi va bene. Io di solito portavo il 10 dei Crocs classici, vediamo se il 10 di questi Croc Ben Sabot mi vanno bene comunque, vi farò sapere appunto, come vi dicevo, in un commento probabilmente. Proseguiamo ora il nostro unboxing, eccole qua. In particolare, quello che volevo farvi vedere erano questi Jibbitz. Quindi sono andato ad acquistare questi Crocs, che come vedete, li andiamo ora anche ad aprire, sono i Croc Band, perché hanno appunto questa fascia, come vi dicevo, bianca e rossa. In questo caso, li ho presi in un colore molto, molto standard, che va bene un po' con tutto, diciamo. Andiamo ora ad aprirli. Eccoli qua i miei Crocs. C'è da dire che mi sono sempre trovato molto bene con queste ciabatte. Ne ho un paio che ora vi mostro che tengo veramente da una vita, che sono questi viola. In particolare si stanno giusto un po' lisando qui sul punto in cui appoggia il piede della la pianta, diciamo, del piede, ma per il resto li ho veramente da una vita. Ci sono andato nell'orto, ci sono andato al mare, ci sono andato in vacanza, li ho usati e riusati dappertutto, dentro, fuori casa, e ce li ho veramente da tantissimi anni, adesso non mi ricordo quanti, ma hanno sempre resistito. Quindi la resistenza, senza dubbio, è un fattore molto importante che mi ha fatto propendere per l'acquisto di questi Crocs. Inoltre c'è anche da dire che sono molto facili da pulire, molto facili da lavare, appunto molto resistenti, molto comodi. La pianta del piede infatti appoggia molto bene e mi sento molto, diciamo, provo molto comfort quando indosso queste scarpe. Cadono sempre in piedi, infatti se noi proviamo a farle cadere, come voi vedete, cadono sempre in piedi. Ora qui c'è il cavalletto della macchina fotografica, però al massimo di traverso, ma non cadono mai con la punta in giù. Come voi vedete, con la pianta verso il basso, diciamo, non cadono mai, quindi sono anche comodi da calzare. Ma quello che volevo farvi vedere sono questi Jibbitz. Infatti sono andato a acquistare i Jibbitz con le mie iniziali e quelli di Super Mario. Quindi andiamo ad aprirli. Questi sono appunto i Jibbitz che apro insieme a voi. Eccoli qua. Andiamo quindi ad aprirli, perché sul sito è possibile personalizzare appunto il proprio Crocs con questi appunto che si chiamano Jibbitz, e che se ora riesco ad aprire il pacchetto, vabbè, rompiamo tutto tanto non ci dovrebbe più servire, eccoli qui, si possono mettere appunto sulle scarpe. Quindi noi abbiamo qua, come voi vedete, andiamo a toglierli tutti, abbiamo le iniziali che sono quelle del canale e anche del mio nome, quindi A e B. Abbiamo poi l'altra B che era caduta qui per terra, e abbiamo poi i Jibbitz appunto di Super Mario. Andiamo ora a toglierli da questa confezione, Super Mario Crocs, andiamo a toglierli da qui. Eccoli qui anche tutti i Jibbitz di Super Mario, quindi abbiamo Bowser, la principessa, Mario, Yoshi e Luigi. Eccoli qui la principessa Peach. Mario, Yoshi, Luigi, Bowser e la principessa Peach. E più le lettere che sono appunto quelle del mio nome. Andiamo quindi ora a metterle sui nostri Crocs. Togliamo in particolare questa etichetta che non ci serve più. Perfetto, andiamo a posizionare le iniziali e anche questi Jibbitz.
Sul sito, appunto, come vi dicevo, sono presenti numerosissimi gibbizzi, un po' di tutte le specie di fatture. A me piacevano, erano carini questi qui con Super Mario. Andiamo quindi ora a metterli sui nostri Crocs. Partiamo dal piede destro, quindi A e B sicuramente. Togliamo anche da qui la plastichina, la A. Perfetto, la B, togliamo anche qui la plastichina, bisogna fare un po' di pressione ma poi si inserisce perfettamente, quindi vedete qui A e B sul mio Crocs. Andiamo quindi ora a inserire, secondo appunto l'immagine, gli altri di questi gibbits. Quindi andiamo a inserire sul Crocs appunto destro anche Mario e Peach in queste posizioni che avevo già preventivamente concordato. Eccolo qui Mario ed eccola qui Peach. Perfetto, come voi vedete su questo Crocs sono stati inseriti tutti i gibbits. Andiamo ora a inserire i gibbits sul croc del piede sinistro. Scusate, avevo fatto un errore di posizionamento, questo è il posizionamento corretto. Andiamo quindi ora a inserire i gibbits sull'altro Crocs, quindi togliamo anche qui tutte le etichette dalle lettere. Perfetto, inseriamo la A, inseriamo la B. Inseriamo Luigi, inseriamo Bowser e inseriamo Yoshi, quindi Bowser sta qui, e Yoshi sta di qui. Perfetto, ecco, ho creato i miei Crocs, i miei Super Crocs, Super Mario Edition e Personalizzazione Edition. Quindi io direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio appunto con questi Crocs col tavolo pulito come sfondo, vi lascio anche l'etichettatrice JC Label Maker, Nimbot, che descriverò in un prossimo video, appunto probabilmente ho già fatto la recensione in inglese, farò una recensione più approfondita in cui vi spiegherò anche il mio feeling e il mio modalità d'uso e appunto come mi è parsa questa etichettatrice in italiano. Quindi direi che per ora questo video è tutto, io vi auguro il meglio, un saluto a tutti dal Pibatti Tech Channel.